So I collapse, I'm spilling these raps, long as you feel them. Till the day that I drop, you'll never say that I'm not killing them. Cause when I am not, then I'ma stop pinning them. And I am not hip-hop, and I'm just not Eminem. Subliminal thoughts, when I'ma stop sending them. Women are caught in webs, spin them in hawk venom. Adrenaline shots, the penicillin could not get the illness to stop. Amoxicillin's just not real enough. The criminal cop killing hip-hop, filling a minimal swap. The cop, millions of pop listeners. Ok guys, eccoci ritornati in un nuovo episodio di Crash Bandicoot Insane Trilogy 3. Allora signore, direi che è finalmente il momento di iniziare il terzo mondo. Questa guida veramente è stata un po' trascurata. Allora, iniziamo col primo livello Dynamite, signori, subito subito. Allora signori, veramente questa guida, questa serie è stata veramente trascurata. Allora io vi dico la verità, avevo già provato a registrare, non vi dico cagate, avevo fatto il primo livello e poi semplicemente ho dovuto interrompere la registrazione. Quindi inutile che vi dico, ho fatto tutte le missioni, a parte il fatto che me l'avrebbe salvate, quindi a prescindere non avrebbe molto senso sparare cagate. Detto questo, ho perso anche qualche vituzza. Intanto ne abbiamo 18 per ora, vabbè, non fa nulla. Tanto le recuperiamo subito, signori. Ne approfitto per salutare tutti gli iscritti che stanno seguendo e supportando il canale tutte le varie serie. Detto questo, a breve dovremo anche iniziare la guida su... cioè, che salvataggio assurdo, veramente assurdo. Inizieremo anche la guida su... Aspetta un attimo che qua taglio un po', ok... Iniziamo la guida su Assassin's Creed Brotherhood, quindi il ritorno degli assassini finalmente, il ritorno del mitico Ezio Auditore from Florence. Qua schiudiamo l'uovo, ecco qua il draghetto, sì, il dinosauro, quale drago. Però, se premo quadrato non succede nulla, quindi presumibilmente non farà nulla. Non è che presumibilmente, cioè non fa nulla. E ho abbastanza paura, cioè ho paura che... I sommozzatori non li schiva. Li prende in pieno, secondo me. Allora, un'altra vita recuperata. Siamo ancora in possesso del draghetto. Aspetti, del drago. Ma perché mi viene da chiamarlo drago? Non lo so. Del cucciolo di dinosauro. Ok. E qua se n'è andato proprio. Vabbè, proprio ci ha voluto lasciare fuori Veralon. Ok, intanto c'è già la reliquia. Perfetto, allora prendiamo queste casse. Al volo niente, non c'è più niente. Ok, prendiamo anche il cristallo cristallo do poder. Via, via, via. Ok, ecco qua l'attivatore. Ok, livello bonus. Subito, subito, vai. Primo bonus della giornata, vediamo come sarà. Da qui riusciamo già a intravedere anche il triceratopo, quindi dopo il bonus dovremo batterci con lui. Scusatemi se mi giro, ma devo controllare anche il monitor del computer, perché è un periodo che Audacity sta ritornando a crearmi problemi, quindi devo monitorare costantemente sia il computer, cioè sia la videocamera che il computer, che tutto il resto praticamente. Cioè vabbè, buggatissime. Ok, un'altra vituzza recuperata. Ok, questo qui. Oh, fermo, dove stai? Ok. Vorrei capire adesso io queste tre come le faccio a sfasciare. Aspettate, provo così, vediamo. Ok, perfetto, sfasciate subito. Ok, primo livello bonus andato senza troppi problemi. 25 scatole recuperate. Otterremo anche un'altra vita. Arriveremo alle 21 vite nuovamente. Ecco qui, perfetto. Adesso arriva la parte più brutta del livello. Cioè, perché io vorrei prendere la gemma, la gemma bianca, anche se la vedo un po' difficile. Specialmente anche spacco un po' le casse. Ok, la vedo un po' difficile secondo me, perché qua adesso aumentiamo di difficoltà e creerà qualche problema. Vedete le erbacce qua. Ecco, meno male che abbiamo avuto la mascherina di Aquaku, ci ha salvato, ci ha parato il fondo schiena. Ecco, però qua non è che abbiamo tanta fortuna. Cioè, giustamente stiamo camminando all'indietro, è come se camminassimo all'indietro, quindi non vediamo nulla. Ma, ecco, benissimo. Signori, io qua sono riuscito ad andare un pochino avanti. Sono proprio in critico. Ok, livello finito. Non le ho prese tutte perché c'era il livello bonus. Però vabbè, 82 su 12, 112. Perfetto, allora dirigiamoci verso il prossimo livello. Deep Trouble. Oh, quello del sott'acqua, buono. Ecco qua, a mio avviso, secondo me ci sarà da sudare. Già il fatto che mi dia il pesce robot non è buon segno per me. E detto questo, ho perso un paio di vituzze, come potete vedere. Ne ho 18 adesso, ne ho 20. Da 21 siamo arrivati a 18, ma vabbè. Intanto qua cerchiamo di sparare proprio alla cieca, signori, in modo da
uccidere tutti. A parte il fatto che qua le casse di nitro le devo distruggere anch'io, perché no, ovviamente, dato che abbiamo il pesce meccanico, giustamente non ci darà poi la cassa bonus per distruggere tutto alla fine. Quindi adesso cerco di prendere un po' tutte le casse che riesco a trovare, vedere, cioè sparo all'impazzata, proprio una furia cieca. Aspetta un attimo, ok, andiamo. Veramente una guida trascurata. Dovremmo essere, vediamo, a 11 su 25, quindi altri, incluso questo, altri tre mondi, dovremmo aver finito anche, ecco, come fai a morire così? Cioè veramente, come ho fatto prima a farmi uccidere dalla murena, non lo so neanche io. Aspetta, ecco, adesso che si gira, oh no, c'è, oh, mamma mia che culo. Che culo, checkpoint in più mascherina. Ecco, queste qua, se non sbaglio, mi ammazzano immediatamente. Ecco, se mi attirano. Quindi devo starci attento. Queste qua mi ammazzano. Ecco, quindi sta diventando abbastanza complicato adesso questo livello. Infatti il fatto che quando noi premiamo X per andare più veloce, cioè Crash va probabilmente a 1 km all'ora. Quindi quella è la difficoltà, perché non accelera. C'è una proprio spinta. Crash numero uno nel nuoto proprio. Ok, uccidiamo tutti gli squali. Ok, abbiamo ancora la mascherina, fortunatamente. Questa ci serve adesso per queste ventoline. E questo andiamo. No, corri. Mamma mia, che fortuna. Perfetto, mascherina di Aquaku. Mascherina, cristallo volevo dire, scusate. Pensavo che gli squali, andandoci davanti, no? Cioè, muso a muso, pensavo mi dessero problemi, no? Invece è il contrario, cioè, posso sfasciarli di brutto. Ecco, qua andrei con cautela perché vedo la murena già lì bella pronta. Ecco, visto? Me l'aspettavo, perché quando no... Cioè, signori, se non vedo, preferisco andare veramente a 0,5 km per evitare di morire o perdere la mascherina di acqua, che quella è più fondamentale. Allora, aspettiamo un attimo... No. Ecco, aspettiamo... Aspettiamo che riscende. Ok, adesso perfetto. Checkpoint in più. Vai col pesciolino. In più anche la mascherina abbiamo, signori. Quindi non penso che queste ventole si possano distruggere con con il pesce meccanico. Quindi sicuramente dovremo andare, essere abbastanza rapidi da evitarli. Evitarle, ecco, infatti, come voleva si dimostrare, sono andato sopra, non è successo nulla. Aspetta un attimo, come si ricarica. Vai, adesso vai Crash, mamma mia, due all'ora proprio lento, oh, Crash. Andiamo un attimo, ecco, qua per esempio adesso sono un po' in critico, perché dovrei distruggere le nitro. Ecco, perfetto, cioè, una cosa volevo fare, distruggere le casse. Volete vedere che alla fine del livello c'è anche il punto in cui appunto possiamo distruggere tutte le casse senza problemi. Ecco, meno male che avevo la mascherina. Ecco, appunto. 51 su 83, va bene, livello finito, procediamo verso il terzo livello, signori. Finora non sono riuscito a prendere neanche una gemmuzza bianca. Allora, andiamo verso il terzo livello, Hike Time. Di nuovo quello con... Brutti ficcanaso, non volete arrendervi, eh? Continuate a raccogliere cristalli e la pagherete. Ecco, dicevo, nuovamente una... Un livello quello con i geni. Vabbè, Aladino, avete capito. Non mi viene il termine. Adesso mi tirano anche le Molotov. Quindi devo stare attento. Beh, si vede dal legno bruciato. Appunto, sappiamo anche dove colpiranno. Aspettiamo qua. Evitiamo di morire. Sì. Se ti prendo le buschi, eh. Che poi ogni boss che battiamo ci dà un upgrade. Come il secondo che Dingodile ci ha dato. Il doppio salto, se non sbaglio. Ok, vai. Non mi ricordo se sta... Ecco, cioè veramente che fortuna. Cioè non so neanche io come abbia fatto a non morire. Cioè, come abbia fatto a saltare là sopra non lo so. Ecco, allora, 19 vite, però io non vedo. Cioè se non mi fai vedere dove devo andare. Io so che c'è il tappeto, ma non so se c'è... Ecco, per esempio, questo qua non me l'aspettavo. La scimmietta, ecco. Mettiamo la Molotov. Ok, prima Molotov andata. Vai con la... Andiamo via. Ok. Beh, se non sbaglio, gli scorpioni posso anche colpirli, se non sbaglio, eh. Non mi ricordo male. Mettiamo un attimino, vediamo. Sì, infatti li posso colpire. Questo qua lo posso colpire, oh, mi stava sulle scatole. Ecco, perfetto! Cioè, sono riuscito a batterlo, adesso c'è... Più vado veloce, più li batto subito. Più vado lento, più perdo. Cioè, allora devo andare proprio a free run, via. Andiamo a free run. Vedete, faccio subito col free run. Cioè, andando veloce, vado subito. Vai.
Ok, Meluzze, una vita persa, vabbè. Importante averne più di 10 per me, almeno per ogni livello devo averne almeno più di 10 per andare sul sicuro. Ok, saliamo, vai, andiamo col livello bonus. Terzo, no, nel secondo livello non l'ho fatto il bonus, non ce n'era appunto. Ok, allora vado una cassa alta. Quella mi sa che è abbastanza difficile. Vediamo un attimo com'è il bonus, come è strutturato il livello bonus. Aspettiamo un attimo, prima di... Vabbè, sfasciamo queste, possiamo sfasciare. Ok, perfetto. E qua direi, vediamo un attimino. Aspettate un attimo, vediamo. Ok. Qua io adesso... Ok, non c'è nulla. Via. Queste si distruggono giustamente. E... Ecco, oh, bravissimo. Allora, io qua adesso ho sfasciato tutto, quelli di superiori, in modo da andare sul sicuro, signori, prendere tutte e 19 le casse, evitando ovviamente di... ho preso tutte le casse, anche quella più in alto. Vediamo se almeno in questo livello riusciamo a prendere la gemma bianca. Intanto siamo a 20 vite. Allora, la... Ok, allora, il cristallo eccolo qua. Siamo a 13, dovremmo... Ho 14. Mi sa 13, buh. Ok, la mascherina di livello 1 di Aquaku. Mettiamo qua. Via. Avevo un po' paura ad andare avanti, vi dico la verità. Ok. Quella casa di TNT la dobbiamo distruggere. Però io ovviamente cosa faccio me ne scendo? Mi sto alla... Ecco, bellissimo intelligentone, che non sono altro. Ho perso la mascherina. Mi raccomando ragazzi, nonostante tutti i fail, supportate il canale lasciando un bel like, condividendo il video se vi ha intrattenuto, almeno non la mia proagine di certo, però lasciate un bel like, condividete con i vostri amici, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, attivate la campanellina in modo da ricevere tutte le notifiche quando caricherò un video, anche se farò schifo, sperando di non fare troppi fail, perché adesso... Allora, quella scimmia mi dà... Mi fai paura, ecco, almeno l'ho battuta. Almeno l'ho mandata via. Ok, adesso posso procedere, via. Ok, io mi sto alla larga proprio. Anzi, aspetta, me ne vado giù. Dietro il muro non mi puoi colpire. Ok, abbiamo anche il lanciatore di coltelli. Mamma mia, ho avuto paura. Pensavo di cadere. Via. Ok, guarda quante belle mele. Allora, vi dico la verità, è un gioco che ti fa sclerare. Ti fa incavolare, sì. Aspettiamo un attimo che lo facciamo rilanciare. Ecco, bellissimo. Cioè, che fail assurdo. Ok. Basta far così, neanche fare tutto quel giro di parole. Cioè, aspettare, vai, un salto e basta. Aspettiamo che arrivi lui. Vai, 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 vai che arriva il tappeto e poi vediamo. Vieni, vieni. Ecco, fortunato, proprio fortunato sono stato. Siamo a 79 su 85. Aspettiamo un attimo, facciamolo scoppiare assieme alle casse. Dai, vieni, vieni. Olè, scoppiato, grande. Siamo a 81 su 85. Ok, le restanti 4 casse sono qui. Le abbiamo tutte 85, signori. Abbiamo ottenuto la prima gemma bianca della parte. Fortunatamente, senza troppi fail. Quindi presumo il livello sia già finito. Già, dopo qui fail, eccola qui la gemmuzza bianca. Andiamo verso il quarto livello, signori. Ok, allora, terzo livello fatto. Adesso andiamo verso il quarto Road Crash. Allora, a mio avviso, signori, qua il livello diventerà ancora più difficile. Quindi direi di andare, di concentrarci sul raggiungimento, sullo sblocco, sulla cattura, diciamo così, della gemma, del cristallo e non sulla gemma bianca, perché a mio avviso farli tutti e due mi sa che in questo livello la vedo un po' difficile, almeno per me. Poi non ci gioco da un po', perché magari voi vedete una parte, non una dietro l'altra, ma magari con una distanza di tempo minima, magari di una settimana, quindi pensate, tra una settimana e l'altra che cambia, invece mi sa che è quasi un mese che non registro. Cerchiamo di prendere queste tre almeno. Recupero un'altra vita. Siamo quinti. Siamo quinti ancora. Dobbiamo recuperare assolutamente posizione. Posizioni. E arrivare primi almeno per ottenere la gemma. La gemma. Mi sono fissato con la gemma, niente. Per ottenere almeno il cristallo, dai. Il cristallo lo dobbiamo ottenere almeno. Cioè, non dico la gemma bianca perché ho saltato, mi sa, una o due casse.
qua ne avrò saltate 2 sicuro. Sono a 14 su 25. Speriamo. Sono terzo, dai, non è male. Qua rallentiamo. Vai, derapata, drifting. Ecco, qua bellissimo fail. Non ci stava proprio, va bene. Ma va bene, no. Allora, via. Cerchiamo di tenerci larghi, ecco. Allora, sono praticamente attaccato al secondo. Sono in scia, ecco. Tu mi vuoi sbattere davanti alla polizia, ma ti sorpasso. Via. Dai, 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 dai. Vediamo se riesco a prendere, ok. Ok, perfetto, ho preso anche tutte le casse qui. Non so come abbia fatto. Vai, fermati. Ecco, vai, grandissimo crash. 21 su 25. No, no. Mamma mia. Che fail proprio all'ultimo. Mamma mia, speriamo che c'ho ancora tempo di recuperare. Mamma mia. Che fail, ma dai, sono arrivato terzo, ma dai. Dai che stavolta ce la fo. Dai che ce la fo. Dai, mamma mia, troppi fail. Però mamma mia, dai che ce l'ho fatta. Eh sì, e vai. E vai, cristallo. E in più un'altra vita. Vai, alla grande. Ok, adesso procediamo verso l'ultimo livello. Double Hater. Non è la prima volta che mi rompi le uova nel paniere, ma non pensavo arrivassi fin qua. Se non te ne vai, tu e l'intero universo patirete millenni di atroci sofferenze. Capito, se non me ne vado patiremo atroci sofferenze. Vabbè, ah ecco, l'orco ha due teste, perfetto. Ok, va abbastanza semplice. Intanto signori, i livelli, appunto quelli delle corse, sono utilissimi per recuperare un sacco di vite, alla fine, se voi ci pensate, perché non si muore mai. Quindi alla fine è buono. Io infatti ho fatto, prima di farvi vedere, ottenere appunto il cristallo, ho perso un'altra volta, avevo perso. Quindi in teoria ho guadagnato due vite, ho guadagnato in quel livello, quindi alla fine è buono. È andata abbastanza bene. Ecco qui adesso inizia la difficoltà, aspettiamo. Olè! Schivata. Mamma mia che pro. Like pro. Ok, adesso qua inizia la difficoltà. Via, manca la difficoltà. Ecco qua, adesso io vorrei prendere. Aspettiamo un attimo se ci riesco. E vai, che fortuna. Vediamo un attimo, vediamo se sfascia tutte e tre. Dovrei arrivare a 16. 16, perfetto. Signora, si sa, mettete caso che quella era troppo distante per farsi colpire, diciamo, per essere nel raggio d'azione. Che poi bellissime, hanno due polli arrosto praticamente come clave. Quindi bellissime. Veramente belle. Ok, andiamo. Allora, clicchiamo qui. Clicchiamo. Clicchiamo bellissimo. Ok, un'altra bella vita recuperata, signori. Stiamo andando proprio alla grande con le vite, che ci torneranno sempre utili durante i boss. Sicuramente per il boss finale di... penso sia Cortex. Cortex forse posseduto? Boh, non lo so. Bah. Staremo a vedere quale sarà il boss finale. Allora, ah, qua c'è il mago, il The Magician. The Wizard. Ecco, col suo lancia incantesimi. Adesso sono anche a... ma vai via te. Cioè adesso sono anche radiocomandati gli incantesimi. Cioè mi seguono anche. A calore vanno. Vai addosso alle casse di nitro. Non potevi andare addosso alle casse di nitro, no eh? Via te. Olè. Ok, livello bonus raggiunto. Vai, andiamo. Guadagniamo qualche altra vita. Siamo a 25 e 40 casse su 91. Vediamo sempre com'è strutturato prima il livello e poi lo iniziamo. Cioè lo iniziamo, avete capito. Vediamo un attimino com'è qua. Queste qua le dobbiamo sfasciare, semplicissimo. Non è che ci vuole un genio, eh. Ok, non c'è più niente, quindi questa la possiamo sfasciare. Ok, vediamo un attimino qui. Ok. Vai. Non c'è più niente, perfetto. Quindi queste qua le posso distruggere. Adesso vediamo un attimino qui. Allora, a mio avviso c'è qualcosa di là. Ecco, secondo me qui c'è qualcosa. Che ha a che fare con questo, appunto. Col tasto, eccolo qui. Vedete? Meno male che me ne sono accorto in tempo. Vai, sfascia tutto. Sfasciate tutte. Ok. Distruggiamo anche queste. Perché non è scoppiata la TNT? Beh, adesso la facciamo scoppiare. Ecco, adesso qui inizia la difficoltà.
Perché appunto dobbiamo. Ecco. Vedete adesso la difficoltà. Ok, non c'è più difficoltà. Perché appunto abbiamo distrutto tutte le casse. Aspettiamo un attimino che scoppino per andare sul sicuro. Perfetto. 30 casse distrutte, un'altra vita guadagnata, perfetto, un altro bel bonus, perfetto. Siamo a 27 vite, perché appunto adesso ne recuperiamo un'altra, eccola qui. Alla grande, signori, proprio alla grande. Mettiamo un attimo che usi il pollo arrosto sinistro. Ok. Dai, almeno un'altra gemmuzza, signori, la recuperiamo, dai, almeno a parte facciamo due gemmuzze. Proprio camminare sul bordo è bellissimo, proprio da pro gamer, eh. Ecco, quelle casse lì mi sa che servivano, mi sa. Boh. Ah, no, forse devo saltargli in testa. Ecco, per farmi capire come batterlo. Cioè, saltandogli in testa. Ah, levati te. Ne ho 78 su 91. 81 su 91. Poi, cioè, non solo devo affrontare la capra, devo anche battermi col mago. Ok. Speriamo che adesso qui sia... Ecco, cioè, proprio... proprio da pro gamer, no, eh. Mettiamo un attimino. Ok, andiamo. E vai, altra gemmuzza bianca. E andiamo a battere il boss adesso, signori. Ci sta. Allora, ho ottenuto altra gemma e altro cristallo. Andiamo a battere, ad affrontare il boss Dottor Entrophy. Via! Maledetti parassiti. Non avete idea del pasticcio in cui vi state cacciando. L'avete combinata grassa. Comando io, piccolo farabutto. Dammi subito i cristalli. Se ne sei convinto. Oh, ah, pensavo fosse un'onda. Ah, oh, questi devo schivare. Non mi viene il termine, però avete capito, signori. C'è un'onda sismica, non un'onda sismica. Vabbè, avete capito. Ok. Ok, devo saltare. E penso semplicemente poi colpirlo. Perfetto, sì, colpirlo e basta. Me devo star qui, sì. Ah, ok. E lui... Oh, che bello. Va che bello. Ecco, il missile radio comandato, che schifo. Aia. Povera la mascherina di Aquaku, no. Mi serviva. Aia, 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 aia. Mari, dovrei evitare di fare il doppio salto, troppe volte. Ok, ecco qua. Adesso aumentiamo un po' di difficoltà, ma non va... Noi va bene lo stesso. Via, spostiamoci, non si sa mai. Ho paura che mi colpisca, capite? Cioè, non si sa mai. Meglio evitare fraintendimenti. Ah, praticamente quei missili la standard sono missili aria. Cioè missili che colpiscono in aria, non a terra. Ok. Allora, boss direi dalla difficoltà scarsa, praticamente. Ecco, questo qui magari un pochino una mano mi ci sta. Olè! Il mio tempo è scaduto, ma presto toccherate. Insolenti, stolti, insignificanti! Sconfiggendo Entrophy ci avete messi tutti in pericolo! Crash, Coco, dovete capire che il vortice temporale è molto delicato. Senza le cure costanti del dottor Entrophy, chissà cosa succederebbe! Appunto, bella scena di intermezzo, ma non ci ha impressionato... Aquaku, come si chiama lui. Poi dovremo dirigerci, signori, lo faremo nella prossima parte. Iniziare il quarto bellissimo mondo egiziano. La quarta zona di teletrasporto. E poi ci è rimasta solo l'ultima, signori. E poi avremo finito anche quest'altro gioco e quest'altra guida. Va bene, signori, direi che per quest'altra parte è tutto. Spero vi sia piaciuto e vi invito sempre a votare, commentare, iscrivervi al canale, mettere mi piace alla pagina di Facebook, seguimi su Twitter, andare su G2A o Instant Gaming se volete acquistare giochi e abbonamenti di cine sconto. Mi raccomando, attivate la campanellina per ricevere le notifiche quando caricherò un video. E in più lasciate un bel like, come ho già detto, e condividete il video con i vostri amici in modo da supportare il canale. Ci vediamo al prossimo episodio, che sarà il penultimo della serie. Ci vediamo, guys. Ciao!